Sono Barbara, sono un'operatrice dell'Abramo Customer Care e oggi ci troviamo qui per rivendicare quella che è una chiarezza nei confronti di noi lavoratori. Drasticamente negli ultimi mesi si è ridotto il volume di traffico dei nostri committenti, mandando molti di noi in FIS e anche facendo sì che i lavori a tempo determinato siano terminati. Per il nostro futuro, per avere appunto una chiarezza su quello che ci spetta in un domani, stiamo chiedendo non solo all'azienda, al committente, ma a tutte le istituzioni di venirci incontro e di fornirci quello che per noi è una risposta fondamentale e ne vale la nostra dignità. Salve a tutti, il mio nome è Stefania, lavoro per l'Abramo Customer Care dal 2010, sono assunta al 187 tecnico a tempo indeterminato e in questo periodo siamo tutti sofferenti. La nostra sofferenza più grande sono stati i colleghi a tempo determinato che non sono più con noi. La sofferenza più grande è il nostro essere andati in FIS dopo comunque tanti sacrifici dati a questa azienda e adesso siamo tutti qui davanti a chiedere quelli che sono i nostri diritti. Noi non vogliamo altro. La nostra intenzione è solo quella di avere delle risposte chiare, delle certezze. Qui ci sono padri e madri che lavorano da tanto tempo, che hanno mutui sulle spalle, che hanno bisogno, che hanno figli, come me del resto, e tutti abbiamo bisogno di avere delle certezze. Vogliamo sapere quale sarà il nostro futuro in Abramo Customer Care, cosa ha intenzione di fare il nostro committente Telecom, quindi le sue promesse, le sue chiamate qui da noi, che fine faranno, e tutti abbiamo bisogno di risposte. Risposte che penso è un nostro diritto avere. Visto che noi c'è stato sempre massimo impegno lavorativo da parte nostra, anche oggi noi siamo qui dopo il nostro orario di lavoro, quindi noi prima siamo andati a lavorare e dopo siamo qui per manifestare quelli che sono i nostri diritti. Noi chiediamo solo questo e speriamo di avere al più presto delle risposte, solo questo. Il mio nome è Gaetano, lavoro all'Abramo Customer Care di Montalto ormai da ben quasi 12 anni. Anni in cui abbiamo insieme ad altri colleghi, insieme alle famiglie, fatto sacrifici per diventare il fiore all'occhiello dell'azienda Abramo. E adesso ci ritroviamo in queste situazioni dove da una parte c'è il committente team su cui si basa la maggior parte della nostra commessa qui a Montalto, che riduce periodicamente il traffico, e dall'altra parte Abramo che non ci dà nessuna comunicazione né tantomeno una tranquillità per dirci quale sarà il nostro futuro. Quindi adesso siamo qui oggi in questo sit-in appositamente per sensibilizzare il committente team, Abramo e i politici locali affinché tutti i sacrifici fatti in questi anni possano insomma far proseguire la nostra attività lavorativa. Sono Lorenzo, sono in Abramo dal 2012, entrato grazie a fondi regionali per delle agevolazioni per borsisti, borse lavoro. Siamo in un'azienda che ha subito un calo ultimamente piuttosto esagerato per delle motivazioni che non abbiamo ancora ben chiare, perché il dialogo in azienda non c'è da parte dell'intelligenza, diciamo, della dirigenza aziendale, e vengono fornite spiegazioni ai sindacati non chiare, dando responsabilità più al committente piuttosto che all'azienda in cui lavoriamo. Non c'è un punto di incontro fra committente e datore di lavoro, e oltre questo ci sentiamo poco tutelati da parte dello Stato, perché non abbiamo nessuna garanzia, stiamo ricevendo dei tagli sulle chiamate, l'azienda ha già utilizzato degli ammortizzatori, una sorta di equivalenti di ammortizzatori sociali, ma ancora non si è visto nessuno del mondo politico né la dirigenza aziendale di Abramo ha deciso di spiegarci a che cosa è dovuto questo calo e che fine faremo. Sono Laura, sono assunta dal 2012 tramite borsa lavoro, dal 2011. E da qualche mese a questa parte l'azienda ha comunque impattato vari reparti con il fondo integrazione salariale, prima tramite il nostro reparto commerciale, poi con il tecnico. Viviamo una situazione di perenne incertezza, anche perché molte persone come me comunque hanno basato su questo lavoro la loro certezza, la loro
la loro solidità a livello pure economico. C'è gente che ha famiglia, ha mutui, e da parte dell'azienda noi non abbiamo nessuna risposta. Nessuna risposta che vorremmo comunque avere, anche a livello, infatti questa manifestazione oggi è mirata anche al fatto di dare un po' di risonanza anche a livello dei vertici delle istituzioni. Nulla, quindi speriamo che oggi con questa manifestazione abbiamo comunque una risposta a livello certo da parte dell'azienda e da parte non solo dell'azienda. Buongiorno, io sono Cristina Rinolfo, faccio parte della sigla sindacale CISL, in particolar modo mi occupo della discriminazione sui posti di lavoro come delegata e non solo, sono anche lavoratrice ovviamente e niente, in questo periodo purtroppo stiamo vivendo una situazione alquanto tragica perché non vediamo purtroppo uno sbocco. Certo, non riusciamo comunque a capire in questo momento quali possano essere le scelte aziendali per il nostro futuro lavorativo e questo ovviamente ci scatena in noi una sorta di preoccupazione, ansia, perché appunto non riusciamo comunque a lavorare con la giusta serenità, cosa che l'azienda dovrebbe in qualche modo intervenire quantomeno per darci un'idea di quelle che possono essere le loro scelte future. Qui si tratta di 700 lavoratori insomma, che hanno costruito famiglia, hanno comprato casa, hanno messo al mondo dei figli, per cui sicuramente è una situazione che non può passare in sordina. Abbiamo bisogno del supporto di tutti in questo momento, della comunità montaltese, cosentina, ma anche di tutta la regione Calabria, e sperando di arrivare poi ovviamente al nostro governo, perché comunque penso che una realtà lavorativa come la nostra non sia da prendere sotto gamba. Siamo un'azienda abbastanza vasta e penso che comunque questa situazione debba comunque trovare un risvolto. Francesco Piro, CGL Cosenza. Siamo qui oggi a rivendicare il diritto al lavoro per tutti questi lavoratori che non sanno il loro futuro, non si sa quello che faranno. Siamo in una terra in cui c'è bisogno di lavoro. Noi vogliamo che la questione meridionale torni ad essere parte centrale di quello che sono le politiche nazionali. Tant'è che a questo punto noi lanciamo da oggi la nostra iniziativa. Noi sabato saremo in piazza con una grande manifestazione nazionale, CGL CISL UIL, a Reggio Calabria, proprio per rivendicare che la questione sud diventi una questione nazionale, perché non si può lasciare questo territorio da solo.